Welcome back, rieccoci qui. Siamo su odsportal.com, il portale di quote di riferimento, perché si parte sempre dalla quota quando noi vogliamo sviluppare un nostro piano di investimento vincente, profittevole nel betting e nel betting change. Dobbiamo seguire la scia del potente e il potente fa la quota. Poi ci possiamo ricamare la statistica, determinate statistiche, determinati punti di riferimento. Possiamo vedere, valutare, analizzare determinati indicatori in pre-match o durante il corso del match. Possiamo ricamarci qualcosa dopo, assolutamente sì, ma tutto nasce dalla quota. La quota è fondamentale, talmente fondamentale che sono pochissimi i bookmaker che si prendono la responsabilità di fare la quota. Ce ne sono 2, 3, 4, tutti gli altri, i medi e piccoli, i white label che nascono soprattutto, si accodano a quelli più grossi, a quelli più importanti che fanno la quota. Non si prendono, assolutissimamente non si prendono la responsabilità di fare la quota. Su OddsPortal noi possiamo veramente arrivare alla radice di ogni piano strategico, di ogni protocollo d'azione, che sia il Dutching, che sia il Correct Score o qualsiasi altra strategia. Si parte sempre dalla quota. Quindi su OddsPortal che cosa possiamo fare, ad esempio, per avere un Dutching di successo? La cosa più importante è quella di investire su se stessi, prendersi cura di se stessi, crearsi dei protocolli e poi seguirli passo passo. A tal proposito, e ne parlerò tra pochissimo, è nata la Dutching Academy, un canale Telegram che vi semplificherà al massimo la vita ad un costo simbolico, quindi tutti veramente potranno entrare, ma soprattutto potranno rimanere nel corso del tempo se condivideranno la propria operatività, le proprie idee, il proprio archivio e via dicendo. OddsPortal, portale di quote, tanta roba, è la Bibbia per chi vuole investire in questo mondo. Quindi, ad esempio, voglio crearmi un protocollo di Dutching sul Manchester City. Come detto, mi collego a sportal.com, vado su questa voce qui, Betting Tools, archivio di risultati, ci clicco sopra e qui ho una quantità atomica di competizioni a mia disposizione, non solo sul football ma anche sul basket, sul baseball, sull'hockey, sul tennis e su molto altro ancora. Un archivio atomico di quote. Voglio crearmi un protocollo di Dutching che sia un protocollo di Dutching fatto bene, a regola d'arte. Quindi noi parliamo di investimenti, non parliamo di cose astruse, parliamo di investimenti. Per investire al meglio devo scavare a fondo facendo quello che vi sto mostrando, quindi chiunque poi può copiare tutto quello che sto mostrando in questo video per svilupparsi dei protocolli affidabili, profittevoli, vincenti. Personalmente prendo in esame le ultime 4 stagioni con la stagione corrente. Possiamo crearci tanti protocolli anche su una singola squadra, quindi non è detto che una squadra deve per forza avere un unico protocollo. È chiaro che se noi ci prendiamo in esame tutte le partite del Manchester City con tutte le quotazioni, noi dobbiamo essere abbastanza larghi come punti di riferimento, perché ci stiamo prendendo in considerazione il mondo intero, 38 giornate di campionato per ogni campionato. Nel caso della Premier, poi magari in Francia, in Germania ovviamente parliamo di 34 e altri campionati 38, 34 e quant'altro, insomma, no? Però è chiaro che il nostro protocollo di Dutching deve essere un protocollo fatto bene. Quindi se io parto dalla quota, non ha senso prendersi in considerazione tutte le partite di tutte le ultime 4 stagioni. Dobbiamo porre dei paletti. Ad esempio, Manchester City, squadra fortissima, che cosa possiamo andare a vedere? Non tanto le partite scontate in casa e in trasferta, ma prendendoci come punto di riferimento una quotazione di 1,55 in pre-match nelle partite fuori casa. Quindi Manchester City away con una quota di partenza a 1,55, paritaria o superiore.
e poi piano piano andiamo a vedere tutto quello che è successo nel corso del tempo. Qui non ci sono software, attenzione, non c'è bot, non c'è software, non c'è dashboard, non c'è file Excel, non c'è niente, zero, c'è niente. È totalmente gratuito Hotsportal e dovete, capisco che può essere difficile, dovete avere la penna e un block notice, non file Excel, non salvate niente su file Excel, non salvate niente su file Excel, penna e block notice, perché vi rimane molto di più, vi rimane molto più impresso e ve lo potete andare a rivedere in continuazione. File Excel non serve, serve per fare marketing eccetera, non serve a niente il file Excel, lasciatelo da parte. Block notice e penna, mi vado a vedere tutto quello che è successo nel corso del tempo nelle partite esterne del Manchester City, quotazione pari o superiore a 1,55, e mi segno tutto quello che è successo. Ad esempio qui abbiamo Everton Manchester City, raggio d'azione molto ristretto, perché io sto restringendo tantissimo il raggio d'azione, partite esterne, solo le partite esterne, solo con quotazione pari o superiore a 1,55, quindi il raggio d'azione molto ristretto. Questo significa che devo segnarmi l'avversario, devo andare a fondo di ogni singolo match fin da subito. Se invece il raggio d'azione è molto più largo, e magari lo vediamo tra poco che cosa intendo, è chiaro che lì possiamo essere un attimino più larghi anche nel computo di ogni partita. Everton Manchester City 1-3, quotazione in pre-match a 1,60, e quindi ce la segniamo questa partita, assolutamente sì. E poi piano piano andiamo a ritroso a vedere quello che è successo nel corso del tempo. Luton Manchester City ce la segniamo, no, a 1,17, non va bene, quotazione troppo bassa, potrebbe rientrare in un altro piano, in un altro protocollo, assolutamente sì, ma non in questo. In questo l'ho detto che la quotazione deve essere pari o superiore a 1,55, qui siamo a 1,17, non va bene, non devo assolutamente transigere, anche se la trovo a 1,54, 1,55 non l'accetto, perché il mio parametro è 1,55 o superiore, e segno tutto quello che ovviamente arriva. Aston Villa Manchester City 1-0, la quotazione in pre-match era 1,63, e quindi me la segno e vado avanti nel corso delle varie stagioni. Poi in fondo ne abbiamo anche delle altre che ho visto prima, Manchester United Manchester City 0-3, ovviamente la segno perché la quotazione in pre-match era a 1,59, e via via vado avanti nel corso delle varie schermate. Chelsea Manchester City stessa cosa, 1,74, quindi me la segno, me la annoto, e come detto via via vado avanti nel corso delle stagioni. Personalmente prendo in esame le ultime 4 stagioni con la stagione corrente per ogni protocollo, e poi me lo vado a studiare ogni protocollo, quindi nel momento in cui mi annoto tutto quello che è successo me lo vado di conseguenza anche a studiare. Raggio d'azione molto ristretto, e quindi lo studio un po' di più fin da subito. Se invece ad esempio volessi andare in Francia, Ligue 1, ovviamente i protocolli si possono fare su qualsiasi squadra di qualsiasi campionato, non c'è nessun vincolo, posso prendermi in esame Lille, e su Lille perché no, posso lavorare con una quotazione pari o inferiore a 1,90, partite sia in casa che in trasferta nel corso delle ultime 4 stagioni con la stagione corrente, 1,90, quindi quota massima 1,90 o inferiore delle partite del Lille, quindi raggio d'azione in questo caso molto più ampio e
e vado a vedere tutto quello che è successo nel corso del tempo. L'Orient è il prossimo match nel corso del tempo con le quote, e quindi rifaccio lo stesso percorso con l'archivio dei risultati. Vado sul campionato francese e mi sviluppo un protocollo su Lille. È un lavoro, lo so che è un lavoro, qualcuno mi dirà è un lavoro questo, è certo che è un lavoro, però poi come ogni lavoro, se fatto bene, vi porta dei risultati, vi porta dei guadagni, perché qui col Dutching, eccola qui Ligan, col Dutching, se fate le giuste coperture, perché tutto questo poi, se ogni protocollo è fatto bene, vi indica quali sono le giuste coperture. Quindi perché devo andare a coprire in continuazione, ad esempio, faccio un esempio ipotetico, prendo il, parlavamo del Lille, quindi continuiamo a parlare del Lille, prendo il Lille in casa contro il Paris Saint-Germain, eccolo qui, 1-1, ok? Perché devo andare a fare tutte le coperture del cielo, del mondo, della terra, quando in realtà se ho un protocollo, perché i protocolli servono per questo, se ho un protocollo fatto bene, so bene quali sono le coperture migliori da adottare. Quindi se Lille, faccio un esempio, va sotto con questo tipo di protocollo, 1,90 più basso o massimo 1,90 come quotazione in pre-match, va sotto 0,1, ma se mi rendo conto con l'archivio che su 50 partite c'è stato solo 1,01 in tutte le partite del Lille, c'è stata una sola volta in cui Lille ha perso 0-1 in casa, è chiaro che quella copertura sullo 0-1 quantomeno è un po' spensierata da adottare, no? È l'archivio che me lo sta dicendo, non ha molto senso, non ha molta logica adottare quel tipo di copertura, perché si verifica pochissime volte, una volta su 50 incontri, su 25 casalinghi, ecco, poniamo il caso, c'è stato uno 0-1, adesso sto facendo un esempio ipotetico, insomma, ecco. Raggio d'azione molto largo, quindi 1,90, e vado a vedere tutto quello che è successo nel corso del tempo nelle partite del Lille, e questo diventa un altro protocollo. Assolutamente sì. E vado avanti così, a crearmi dei protocolli in maniera, in modo tale che riuscirò a fare un Dutching ragionato, professionale, un Dutching fatto bene, saprò cosa fare in qualsiasi istante, in qualsiasi momento. La Dutching Academy è il canale di riferimento per fare Dutching in maniera seria, responsabile, profittevole, con rischi calcolati. Nella Dutching Academy verranno pubblicati protocolli che poi ovviamente saranno da aggiornare ed approfondire, ma questi protocolli vi pongono nella migliore condizione possibile per fare Dutching. Qui abbiamo il protocollo su Lille che abbiamo visto poc'anzi, o meglio, ne abbiamo parlato poc'anzi, il protocollo sul Manchester City di cui ne abbiamo parlato poc'anzi, e tra le altre cose ho pubblicato anche dei documenti esclusivi sul mio inizio di Dutching, Dutching Vintage 2015, qui avete la possibilità di consultare quello che è stato il mio inizio con la Dutching, con le tante coperture, col modus operandi che avevo all'inizio, e poi l'ho plasmato, modificato, fatto mio. Come tutte le cose, ovviamente bisogna investirci un attimino di tempo soprattutto, e via via verranno pubblicati protocolli, verranno pubblicate informazioni, strategie, verrà, o meglio, ci sarà una collaborazione tra i vari membri, e quindi sicuramente sarà un discorso molto interessante e certosino che verrà portato avanti. Il costo è un costo simbolico, e lo vado a scrivere, è un costo veramente esiguo, eccolo qui, è un costo di 50 euro, quindi chiunque vorrà entrare nella Dutching Academy pagherà 50 euro a settimana, al mese no, 50 euro per 6 mesi, quindi veramente ad un costo esiguo, praticamente
andandovi a prendere le informazioni di un piano di dutching, questi 50 euro li andrete a recuperare prestissimo in un amen per 6 mesi. Ma perché è così basso questo costo, praticamente, che possiamo tranquillamente definire simbolico? Perché l'intento non è quello di andare a lucrare sulle tasche delle persone. L'intento è quello di creare un gruppo di persone che poi collaborino tra di loro. Quindi per 6 mesi sarà pari a 50 euro, sperando che ci sia una buona collaborazione tra i vari membri. Dopo i 6 mesi ogni membro verrà mantenuto se collaborerà nell'aggiornare o portare nuovi protocolli, un po' come un giornale con i propri giornalisti, se porti notizie, a parte il fatto che non funziona più così, ma un tempo funzionava che se il giornalista portava delle notizie veniva mantenuto in redazione, altrimenti veniva licenziato. Ed è la stessa identica cosa che accadrà nella Dutching Academy dopo i 6 mesi. Quindi per 6 mesi ci sarà questo costo simbolico, dopo i 6 mesi non ci sarà più nessun costo, ma dovrà esserci una collaborazione tra i vari membri. E questo è fondamentale per poter fare dutching, tra virgolette, in sicurezza, farlo fatto bene, farlo in un certo modo, in maniera ricamata, ma soprattutto vivere questo mondo come un investimento. E già avere dei protocolli a disposizione in questo modo, partendo dalla quota, vi assicuro, tanti lo potranno testimoniare, vi assicuro che è una cosa veramente molto molto utile. Questo è quanto, quindi siamo appena all'inizio, ma già dall'inizio abbiamo 2 protocolli e ho divulgato il mio inizio nel dutching, e quindi pronti via, c'è già qualcosina da studiare, da approfondire. Questo è il costo per 6 mesi, chiunque ovviamente potrà decidere di entrare in questo canale. Non esistono situazioni, a meno che io sappia, non esistono situazioni simili in Italia. È un